Salve a tutti, in questo video vi mostro come sostituire le batterie a dei fossil ibridi. Preferisco non andare dall'orologiaio, più che altro perché non sono subacquei, sono solo resistenti a schizzi d'acqua, quindi non ci sono guarnizioni particolari, è molto semplice sostituire le batterie. Faccio vedere, il sistema è uguale per tutti e due gli orologi, cambiano le batterie e vi dirò anche quali sono. Allora, basta una... Innanzitutto togliete una parte del cinturino, staccatela, vedete ci sono due graffette sia da un lato che dall'altro, anche in quest'altro modello. Con due dita basta che le comprimete e questi stacca il cinturino, non serve staccarlo da tutte e due le parti, basta una parte. Con 5 centesimi il coperchietto si gira in senso antiorario. L'unica cosa è che se è troppo tempo che ce l'avete al polso, un po' di mesi, magari si è depositata un po' di polvere ed è difficile staccarla, allora in quei casi uso 10 centesimi perché si incastra leggermente, quel tanto che basta per togliere il coperchio. Comunque in senso antiorario per poco, sentite, arriva a battute veramente poco, vedete? Dopodiché piano piano fate un leggerissimo gioco destra-sinistra e si stacca. Ecco qua, questa è una batteria che si trova praticamente dappertutto, anche nelle ferramenta, una CR2025. Ecco, questa 2025, quando è scarica la togliete. Io prima di rimettere il tutto do una pulita un po' attorno, magari qui nell'interstizio vicino la guarnizione. State attenti appunto a non rovinarla. Utilizzo dello spray siliconico e cerco di dargli una pulita e allo stesso tempo si lubrifica. Eventualmente se c'è polvere qua nei lati e quindi tende a togliersi, utilizzando qualcosa di appuntito piano piano ovviamente, e poi gli soffio sopra per togliere i residui, però state attenti quando soffiate, non ci sputate dentro, altrimenti dovreste usare un mini compressore, che tra l'altro io ce l'ho ma sta in laboratorio, lo lascio lì, lo uso per l'aerografo, però tranquillamente si possono usare anche le bombolette d'aria, quelle che vendono. Senza esagerare, non dovete proprio buttarci proprio l'aria pesante all'interno, altrimenti basta una leggera pulita come ho fatto adesso. In questo momento rimettete la batteria, il coperchietto come l'avevate preso, inserite, quando vedete che tutto agganciato girate in senso orario, anche perché dall'altra parte non gira. Ecco fatto, rimettete il cinturino. Per facilitare questi tipi di cinturini piegate leggermente l'orologio così sulla superficie, poi come avete fatto per toglierlo premete i due e lo inserite . Ecco fatto. Spesso reinserirli è un pochino più difficile che estrarli. L'orologio è pronto. Se era già sincronizzato, si è autosincronizzata da solo, altrimenti reimpostate sul vostro dispositivo, smartphone, tablet o quant'altro. Se avete problemi vi farò vedere anche un video per la sincronizzazione, ma è molto semplice tramite l'applicazione della Fossil. Stesso ragionamento per quest'altro tipo di orologio, sempre un Fossil ibrido.
sempre si stacca il cinturino come vi ho fatto vedere. Andiamo direttamente a 10 centesimi, perché qua ci bala leggermente. Girate sempre in senso antiorario. Ecco, piano piano piano. Ecco qua, con la batteria è diversa, una 2430. Che questo toglietela semplicemente, è molto semplice toglierla, estraetela, la sostituite. Se c'è bisogno, pulite leggermente ai lati, in modo che allo stesso tempo si lubrifica un po', e poi lo rimettete nella stessa posizione. Senso orario chiuso, stessa cosa per rimettere il cinturino. Perfetto. Il problema di questi orologi che non sono completamente subacquei è la pulizia. A volte questo lo sciacquo sotto l'acqua velocemente, che comunque resistono agli schizzi, a un po' d'acqua non è un problema, però non li potete immergere. Infatti il problema è che io, avendo una lavatrice ad ultrasuoni, non posso immergere completamente per pulirlo. Però il cinturino sì, il cinturino lo smontate e lo mettete in una lavapezzi a ultrasuoni, quelle piccoline che vendono tranquillamente, e vedrete che si puliscono soprattutto negli interstizi dei cinturini. E mentre l'orologio in sé per sé lo dovrete pulire completamente a mano. Poi su un altro video vi farò vedere eventualmente. Per ora questo è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima.